Riguardo la situazione che stiamo vivendo, è preoccupante come in tutti i settori, anche i nostri settori ambulanti, purtroppo abbiamo questa preoccupazione. Però diciamo che anche riguardo i mercati che noi frequentiamo, se stiamo in sicurezza, la sicurezza la facciamo per noi e anche per i nostri clienti. E allora possiamo anche continuare, diciamo, nel lavoro, perché sennò è una crisi totale. Per noi, per chi è che è tutta una catena, per i nostri grossisti, per ognuno di noi. Perciò cerchiamo di proseguire in questa maniera, che penso che sia la più insomma, sistematica che possa essere, avere sicurezza per noi e per gli altri. Riguardo alla gente, un po' di preoccupazione c'è. Rispetto a prima, adesso dai, magari viene un po' di meno al mercato, e più spende anche un po' di meno, perché ha paura che se viene un lockdown, logicamente, i soldi sono pochi. Tutto qua, dai, non so cosa dirti. Il problema ce l'abbiamo un po' tutti nel lavoro. Siamo anche noi preoccupati, perché dai, questo nuovo decreto, la gente ha un po' paura di spendere i soldi. Allora, la situazione al momento è devastante, perché la gente ha molta paura e con questa paura non sono invogliati per niente a spendere. Speriamo che non richiudano tutto, perché sennò noi siamo alla canna del gas, perché le casse integrazioni tardano ad arrivare e i dipendenti comunque non possono rimanere a casa senza stipendio e noi abbiamo bisogno di lavorare. Già a febbraio e marzo è andato molto male, perché tutta la roba estiva che avevamo comprato l'abbiamo dovuta svendere a prezzo di costo, e quindi noi non sappiamo come fare. I 600 euro di Conte non ci hanno aiutato per niente. Vediamo i mezzi pubblici strapieni, al mercato la gente brava rispetta le regole, quindi non capiamo perché continuano a dare restrizioni su restrizioni a noi, mentre loro non fanno assolutamente niente. Sì, però preoccupazioni c'è, però è anche un momento critico, perché anche per il lavoro nostro sono proprio andava male, non è un lavoro proprio che andava bene, perché anche questo anno noi è stato proprio massacrato, guarda. Non si fa niente, perché tolto le fiere, i mercati non c'è più gente, le bollette vengono sempre, non si lavora. Adesso speriamo che migliora un po', però non vedo che sta migliorando, sta peggiorando, non so come andiamo a finire. Non si lavora, fanno pagare anche posteggi, fanno pagare anche anche le montagne fanno pagare, però non si lavora lo stesso. Non è che vengono contro per dire che si può pagare per questo anno, lo lasciano perdere per questo anno per pagare le posteggi, perché lavoro non lavoriamo, c'è una famiglia, c'hanno la spesa. Vediamo che la gente, dai, si comporta abbastanza bene, sta mantenendo abbastanza le distanze, e sono insomma, dai, premurosi per la loro salute e anche per gli altri. E il mercato un po' ne ha risentito, perché tanto stanno facendo anche un po' di paura, e quindi comunque la gente è preoccupata. Sì. C'è preoccupazione magari che si possa di nuovo ritornare a chiudere un po'. Ma io penso di no, io voglio essere positiva, che non si richiuda il tutto. Magari se stiamo attenti e usiamo, come ho detto prima, no? Stiamo attenti al tutto, non si ritorna alla chiusura totale. Guarda, la preoccupazione ci sta per la situazione generale, ce n'è un po', però io vedo che qui al mercato la gente è molto molto brava, non ho mai visto nessuno senza mascherina, senza le dovute precauzioni, e sento un po' di preoccupazione per colpa anche della televisione, che la gente è un po' preoccupata, però dai, cerchiamo di conviverci con questa situazione. Tanto penso che non si risolverà per adesso, quindi bisogna imparare a conviverci senza avere molta preoccupazione, tirare avanti e vivere la giornata.
La gente è più preoccupata, spende un pochino meno, perché tanto non sanno cosa succederà nel futuro. Quando uno non ha la certezza del futuro, penso che sta un pochino più attento. Però noi cerchiamo con i prezzi bassi di far spendere la gente. Sono di Pugliese d'origine, però abitiamo a Fano. Facciamo i mercati in tutta la zona delle Marche, Fano, Pesaro e Montecchio. E devo dire in questa cosa per il Covid, che devo dire che al mercato sono veramente bravissimi la gente, i clienti, tutti con le mascherine, tutti. E va bene, dai, sono molto, cioè si tengono a distanza. Invece vedo che anche nei supermercati a volte tutti stretti. No, il mercato va bene, quindi penso che sia sicuro. Poi, e il lavoro anche va bene, non posso lamentarmi. La gente, ti dico, viene al mercato anche perché sa che la roba è fresca, e quindi per quanto riguarda i nostri prodotti alimentari che portiamo dalla Puglia, continuano a venire, sono fiduciosi. Bene così, speriamo che continuino così a venire al mercato, li invito tutti perché siamo più sicuri essendo all'esterno e non all'interno, perché nei supermercati, ripeto, toccano tutto e non è proprio sicurissimo. Invece io non faccio toccare nulla, glieli do io i prodotti che devono comprare, così. Voglio dire, va discretamente, però la gente ha paura, hai capito, non è una cosa semplice. Ha paura, abbiamo paura anche noi, perché dobbiamo sempre contattare sempre con la gente, fatica, può darsi, uno non sa se siamo sempre a contatto con tutti, siamo tutti alle regole, però spero che questa pandemia ci lasci il più presto possibile, perché per il bene di tutti, per tutte le cose. Perché se richiudiamo come a marzo-aprile, ci tocca chiudere veramente, ci tocca chiudere l'attività veramente, perché non gliela facciamo più, veramente. Speriamo di no, speriamo di no. Anche due simboli di porta fortuna nelle mani. Di, ecco, sì, hai detto proprio la parola esatta. Speriamo bene che il Signore ce la mandi bene. Io mi rivolgo sempre a Lui, sempre. Speriamo che ci aiuti.